siamo pronti, io faccio una brevissima presentazione. Prova. Sta acceso. Ma è rosso. È rosso, power. Okay. Prova, si sente? Allora, buonasera a tutti, ben ritrovati. Ringraziamo il professor Antonello Garzoni per aver accolto l'invito di Apulia Cundi e dei partner che hanno proposto questo laboratorio dal basso Green Business Alimenta l'Impresa. Noi stiamo continuando appunto questo percorso tra materie molto tecniche, molto specifiche e materie più trasversali. Ovviamente oggi è più una materia insomma, trasversale, ma molto molto tecnica e molto molto difficile per qualcuno. No, però, oggi no, magari domani passo un po' di più, però magari passeremo oggi. Appunto due giorni con il professore per riuscire ad avere delle piste, delle linee guida per trasformare un'idea in business. Noi abbiamo detto più volte che ci piace parlare di green business e probabilmente grazie al professore riusciremo a parlare anche di green startup. Probabilmente. Beh, vediamo, questo è il nostro auspicio e questo è il nostro augurio. Quindi buon lavoro a tutti quanti e ancora grazie al professore. Grazie Danila. Ma allora, veramente due parole giusto per qualificare anche il mio percorso, anche per capire un po' perché magari adesso si parla di alcuni aspetti. Io sono un barese che ha 18 anni, è andato in Bocconi, mi sono laureato nel 93 in Bocconi. Ho iniziato nel 95 un dottorato, un PhD in Business Administration, sempre in Bocconi, legato a tematiche di imprenditorialità e strategia. Nel 98 ho avuto un po' una fortuna, avevo 28 anni ai tempi, e ho avuto la fortuna di avere la titolarità di una delle classi del corso di strategia, ai tempi si chiamava Economia Aziendale, corso progredito. E quindi diciamo da ormai dal 98 insegno in Bocconi strategie competitive. Poi però lavorando su determinati temi che sono quelli legati all'imprenditorialità e quindi non solo alle grandi imprese ma anche al tema appunto dello sviluppo di iniziative, diciamo, uno dei percorsi che c'è stato normalmente al 98, 99, 2000, 2001 era proprio seguire le grandi idee delle start-up, no? Perché c'erano tutte la nuova economia e quant'altro e quindi ho iniziato a insegnare nascita, un corso che si chiama Nascita e Sviluppo delle Nuove Imprese, parliamo del 2001, e quindi mi sono un po' appassionato ai temi di sviluppo imprenditoriale. Chiaramente ho portato avanti sempre l'idea di strategia, ho lavorato sempre dal punto di vista anche di tematiche, se vogliamo, di tipo accademico, nell'ottica di quello che può rappresentare anche un aspetto più legato al field dell'entrepreneurship, quindi allo sviluppo anche imprenditoriale, su cui poi ho scritto anche una serie di cose, di libri. E a un certo punto mi sono trovato con tante opportunità, però allo stesso tempo con un contesto molto, molto chiuso e ho fatto un concorso, infatti diciamo, diversi nello stesso periodo, e in realtà il primo in ordine cronologico è stato quello proprio nel 2003 qui a Bari, in LUM, e quindi dal 2004 ho iniziato a insegnare economia aziendale, decidendo di scendere appunto una volta a settimana, mantenendo le mie attività su Bocconi, continuando ad avere una serie di ulteriori, diciamo, anche capacità di riuscire a cogliere determinati aspetti, però di portare avanti sempre di più anche un contesto di un certo tipo di sviluppo anche internamente comunque da noi. Questo anche perché in realtà nello stesso periodo comunque a livello in regione si è sviluppato fortemente tutto uno sviluppo legato a quelle che sono iniziative imprenditoriali anche legate a fondi pubblici, a capacità, le varie start-up, principi attivi e quant'altro, e quindi anche le università insieme all'ARTI, l'Agenzia Regionale di Tecnologia e Innovazione, hanno sviluppato comunque il loro percorso insieme. Io sono entrato come membro del Consiglio Tecnico Scientifico dell'ARTI nell'ottica appunto di queste attività e quindi ho continuato anche qui ad occuparmene, ecco, quindi facendo parte
integralmente di questo sviluppo imprenditoriale, che è una cosa molto interessante che credo anche ci dia qualche chiave di lettura. Questo per dire un po' il percorso, no? In questo percorso poi citerà Danila un'altra cosa, nel senso che io sono passato da essere associato a essere ordinario, dal 2009 al 2011 preside della facoltà di economia in LUM. Credo di essere stato uno dei presidi più giovani d'Italia, nel senso che quando andavo a Roma, in effetti, diciamo, era comunque una cosa in cui erano persone un po' diverse. E poi adesso invece ho una sfida più di sviluppo internazionale, quindi lavoro come prorettore all'internazionalizzazione. Quindi il mio lavoro oggi è di, comunque, se vogliamo, sviluppo imprenditoriale, però all'interno comunque di quello che facciamo. Oggi di che cosa parliamo? In realtà sì, tecnico, però fino a un certo punto, nel senso che credo che sia comunque interessante mantenere un dialogo aperto, quindi ci sono domande, desideri di voler comprendere meglio una cosa, tornare, credo che sia utile proprio utilizzare questi momenti proprio per anche avere così un confronto. Ecco, dall'altro lato il tema che trattiamo oggi non è così tecnico, nel senso che riguarda il come passare da un'idea a un piano di business. Allora è chiaro che nella parola piano di business c'è anche una parte più economico-finanziaria, che magari guardiamo anche un po' domani forse come tipo di ambito e se serve. Ecco. Dall'altro lato c'è invece un tema che oggi voglio trattare, che riguarda proprio lo sviluppo di quelli che sono gli elementi necessari ogni volta che ci si avvicina da un'idea a quello che può rappresentare invece lo sviluppo di un piano di business, cioè la costruzione di un business model. E quindi un po' i temi che tratteremo oggi sono, uno, vabbè, l'innovazione, però che cosa vuol dire oggi sviluppare un'innovazione? Quindi che cosa significa anche in termini molto propositivi lavorare su un qualcosa che rappresenta un'innovazione? E non intendo innovazione tecnologica, ma intendo innovazione di business, quindi sviluppo comunque di un'idea che possa essere poi comunque portata avanti sotto forma imprenditoriale. Poi lavoriamo su quelli che sono gli ingredienti fondamentali di un modello di business, sono semplici, sono tre, cioè uno riguarda il segmento di clienti, quindi capire un po' il segmento dei clienti, il secondo riguarda più nello specifico ciò che noi offriamo, il nostro sistema di offerta, lo chiameremo poi più tardi value proposition, però iniziamo a chiamarlo l'offerta, e un terzo blocco sarà invece ragionare sulla struttura, cioè che cosa noi facciamo per realizzare quell'offerta che va a un segmento di clienti ben identificato. Per fare questo in realtà utilizzeremo un modello che è stato recentemente sviluppato, però in realtà di fatto è molto in voga oggi nella Silicon Valley, cioè ogni volta che si parla di startup, che è il Business Model Canvas. Non so se voi avete sentito parlare del Business Model Canvas. Bene, oggi parliamo del Business Model Canvas, che significa ragionare su 10 elementi che in qualche modo devono rientrare all'interno di uno sviluppo comunque di un modello di business. Quindi quello che faremo oggi sarà più che altro ragionare in termini qualitativi su una struttura che, se regge bene, regge su un foglio di carta. Poi magari si deve tradurre dal punto di vista quantitativo in alcuni aspetti che sono evidentemente poi magari legati a ricavi, costi, ma anche investimenti, ma anche flussi di cassa, ma anche valore. Però forse è un linguaggio forse più tecnico su cui poi si fa fatica ad entrare, quindi sono dell'idea che magari è molto più utile all'inizio iniziare a testare e valutare la propria idea sulla base di quelli che possono essere questi elementi. Quindi questo è un po' il quadro delle cose che vedremo oggi. Iniziamo a parlare di innovazione. In realtà uno dei temi che possiamo in qualche modo iniziare a identificare sono dei grandi marchi, no? Cioè alla fine le aziende che in qualche modo per noi rappresentano degli esempi di innovazione, no? Credo che forse la gran parte di questi li conoscete, no? Apple direi sicuramente, no?
Google, Skype, Groupon, Rovio forse è solo qualcuno che magari smanetta un po' di più, fa videogiochi, no? È quello di Angry Birds, no? Spotify, magari qualcuno che in qualche modo oggi utilizza di più il discorso della musica pensando di non acquistarla più, ma che ormai si può, no, utilizzare. Amazon, no, grande e-tailer, no? Non più retailer, ma e-tailer, quindi capacità di riuscire a fare eBay, Facebook, però ho messo anche delle altre cose, nel senso che in realtà ci sono delle innovazioni che non sono necessariamente, se vogliamo, aziende, sono state molto innovative, però non sono necessariamente aziende tecnologiche. L'IKEA c'ha la brugola, quindi non è proprio tecnologica, no? Però è comunque stato un modo di ripensare in modo diverso quello che può rappresentare un contesto di tipo nell'ambito del settore del mobile. Quindi anche l'innovazione non necessariamente nasce da un'innovazione tecnologica, cioè va in qualche modo anche rivista e applicata. Però, non so, quest'altro, il Cirque du Soleil, è molto innovativo. Non so se qualcuno conoscete il Cirque du Soleil? No, ogni tanto si vede su Sky qualche cosa, sono quelli che hanno fatto il circo senza animali sostanzialmente, no? Cioè, quindi sono degli acrobati bravissimi che hanno costruito un'idea di spettacolo radicalmente diversa. Cioè, per noi il circo vuol dire il tendone e vuol dire, no, l'animale, vuol dire in qualche modo star lì con una serie infinita di attrazioni ormai anche un po' datate e dove non ci vogliamo neanche più andare. Questi invece hanno la fila fuori a 80 euro a biglietto, quindi tema. E il tendone c'è sempre, perché il tendone è il circo, no? E quindi loro portano. Però allora non è tanto l'innovazione tecnologica, è l'innovazione di business che noi dobbiamo in qualche modo mettere a fuoco, cioè gli ingredienti che portano a far sì che ci sia una innovazione di valore in qualcosa che io do al cliente e in qualcosa che probabilmente il cliente apprezza particolarmente e compensa, no? Compensa con un valore che dà. A volte questo può anche essere su modelli dove ti do qualcosa che è comunque un modello di valore. Cioè, io oggi sono arrivato con Ryanair, devo dire, servizio impeccabile, sono arrivato 5 minuti prima, il costo del biglietto andata e ritorno, mi vergogno a dirlo, 42 euro. Mi vergogno a dirlo perché, cioè, l'Italia chiede 220 euro, no? Più o meno per lo stesso servizio. Però uno dice, comunque un po' più di sbattimento, però in generale è un servizio di valore, no? E Ryanair è cresciuta anche in relazione ad un livello di innovazione. Allora, tutte queste aziende in qualche modo hanno dentro un po' un'anima innovativa, no? O quantomeno sono state start-up quando sono nate. Cioè, c'era un po' di persone che si sono messe intorno e fondamentalmente hanno iniziato a costruire, no? A costruire qualcosa intorno a queste idee. Steve Jobs col suo garage, no? Facebook con Zuckerberg e tutto quello che noi sappiamo intorno, no? Cioè il discorso che ci ha costruito, no? Il film del social network, piuttosto che tanti altri che dal loro garage, no? Garage fa molto America, perché noi a volte abbiamo il box, ma se siamo fortunati, per cui dire il garage fondamentalmente sembra strano, no? per un italiano, perché in realtà per noi il garage, se ce l'ho, lo occupo per la macchina, figuriamoci se ci metto lì a mettere tre ragazzotti che costruiscono un'impresa. Invece in generale gli spazi americani, la Silicon Valley, dicono che nel garage, no, ci entra la macchina, ma ci entrano anche tre persone che possono montare un computer, no? E quindi tutte aziende che nascono fondamentalmente come iniziative da startup. Allora ci dobbiamo chiedere che cosa vuol dire essere una startup, cioè se significa essere una piccola impresa o se essere invece un'impresa che nasce piccola ma che ha un obiettivo comunque di diventare decisamente più grande. Ed è forse questo la necessità di riflettere su un modello di business che ci porta a dire che non è necessariamente solo quello di pensarci come un gruppo di due, tre ragazzi, no? O persone comunque che hanno desideri e passioni e che si portano
lì a sviluppare comunque un'idea di business, ma che questa idea deve avere un modello di business preciso, costruito su un bisogno di clienti, un segmento di consumatori sul quale effettivamente io riesca a fare una capacità di crescita, che pian piano questa cosa non nasca per essere gestita da tre persone, ma si sviluppi in relazione a questa idea di business. Allora, se questo è un po' il tema, quindi non stiamo parlando di piccole imprese, cioè stiamo parlando di aziende che devono avere una struttura snella, una capacità di pensarsi in modo molto flessibile, come sono le piccole imprese, però che devono in qualche modo sognare un po', no? Avere dei modelli molto grandi, che possono anche essere questi di arrivo, perché poi alla fine comunque eravamo tre ragazzi che a un certo punto ci siamo inventati il gioco degli uccelli che si tirano e siamo diventati un'azienda che fattura 200 milioni di dollari, di sterline, tra l'altro neanche di 200 milioni di sterline, facendo gli Angry Birds a 99 centesimi l'uno. Quindi probabilmente ci sono anche, diciamo, diversi spazi anche di sviluppo e di capacità di costruire. Prima di andare avanti, io però approfitterei di capire un po' anche i vostri interessi, in modo tale che anche determinati aspetti proviamo anche a coglierli, perché quello che poi vediamo dopo è un template abbastanza largo da contenere probabilmente tutte le iniziative, anche quelle non profit, anche se io ho una, diciamo, una scoliosi per il ritorno sull'investimento, no? Cioè, nel senso che lavorando all'interno di comunque realtà di economia, sapendo i numeri, eccetera, eccetera, in qualche modo, no? Evidentemente cammino un po' storto, ecco, non cammino proprio dritto. Quindi, diciamo, però è importante anche inquadrarsi in un contesto in cui a volte nasce comunque uno sviluppo in cui si deve trovare sintonia anche rispetto a tutta una serie di interessi che ci sono dentro. Però volevo partire un po' da voi, ecco, perché loro due mi hanno invitato e quindi ho capito in modo minimo che cosa fanno, in modo minimo. Però mettiamole per ultime. Ecco. Ecco. Qualche tentativo di fare business plan, comunque negli anni si è tentato di fare. Ho capitato di fare questa ricerca, di implementare, di scaricare da internet una specie di business plan più dettagliato possibile, quindi mettere tutte le voci e quindi calzare bene bene. Ma sempre viene fuori che nel business plan ci sono delle voci che sembrano insormontabili, sembrano proprio il buco nero che assorbe poi tutto la mia capacità. Per esempio, mi accorgo che sì, alcune cose so fare, però il marketing, per esempio, la ricerca di mercato diventa una cosa di insormontabile problema. Quindi è bello farlo, però alla fine ti accorgi che alcune voci sono proprio... Vabbè, quindi ci sono le tematiche. L'idea è sempre su base... Sì, adesso non è più meccanico, è vedere se la spirulina di cui si parla si possa fare un business plan completo e quindi vedere se l'idea è buona o non buona, e se è vendibile o non vendibile, fare una ricerca a 360 gradi di questo, di questa cosa qua. Questo oggi adesso... ne parliamo in chiave totalmente qualitativa, c'è una riflessione quantitativa e non ci sono tanti strumenti per affrontarla in chiave quantitativa. Magari domani c'è l'altra lezione. Possiamo dedicare un po' più di tempo su questo aspetto, se poi è per voi di interesse. Adesso vediamo com'è. Grazie. Come gestire. Voi invece cosa interessi? L'interesse è... Purtroppo dovete parlare lì dentro per la storia del L'interesse è sempre quello di capire un attimo, come diceva il signore qui alle mie spalle, di come si imposta quindi un progetto di impresa, anche come diceva lei all'inizio, in vista dei vari titolo secondo a livello regionale che periodicamente ce ne sono tanti, ma anche io, siccome faccio un'attività di consulenza verso le aziende, anche per avere strumenti più corretti, insomma, non dare consigli cattivi, insomma. Va bene. Okay.
Qualcun altro? Vabbè, diciamo che io invece oggi sono venuto qui anche per ampliare le mie conoscenze, in quanto anch'io ora la mia idea è quella di, come si era parlato prima, di partecipare a quei fondi pubblici per avviare un'impresa. L'inizio dell'impresa. Sì, che poi nel settore, vabbè, dalla ristorazione e quant'altro, quindi cioè, capire se ci sono altre strategie diverse da quelle che ho già io in mente, tutto quanto. Ok, grazie. Voi volete dire qualcosa, no? Sì, no? Cioè, in caso... No, niente, io ho un negozio e quindi ero venuta qua perché cercavo un'idea per portarlo proprio nel futuro, per fare da franchisor proprio, quello era il mio sogno, okay. Diventare franchisor. E quindi mi sembrava, diciamo, questa una delle lezioni giuste. Va bene, perché no? Tra l'altro oggi, come esempio, per un esempio anche molto più base, in realtà poi tutte queste cose sono applicate a un negozio piccolino. Che, sì. Quindi, per carità, direi che sicuramente... No, io al momento, avendo un impiego precario, volevo rispolverare la mia vecchia passione, che è quella dell'erboristeria, della vendita di prodotti erboristici. E vengo qui per trarre degli spunti in maniera tale da, se un indomani volessi avviare un'attività che non sia la solita erboristeria vecchio stampo, tra l'altro con tutti... Ma non solo, non basta. Non basta. Invece, solo per capire un po' meglio io il discorso spirulina, nelle due parole per capire... Allora, noi come Apulia Kundi abbiamo realizzato un progetto sperimentale finanziato con i fondi regionali e al di là, diciamo, del tecnicismo del business plan, diciamo, in questo caso, poiché abbiamo ottenuto degli ottimi risultati, intendiamo valorizzare questi risultati su scala industriale, che per industriale non significa necessariamente a grandi livelli, insomma, anche a livello di piccola, media o grande impresa. Quello che però ci interessa soprattutto, ripeto, non è il che numero mettere nel business plan, perché quello si fa, ma è una strategia contestualizzata e nello stesso tempo vincente rispetto a magari realtà, esperienze vincenti, rispetto ad un contesto piuttosto che un altro, rispetto ad una compagine di partner piuttosto che altri, insomma. Va quindi bene. Più rivolto alla strategia, ecco. Ok, e vuole aggiungere qualcosa? Sì, no? No. No, solamente diciamo un'idea aggiuntiva, che è questa. Siccome si parlava adesso di innovazione, io credo che una cosa interessantissima sia quella di poter vedere come applicare anche a dei segmenti che si ritengono ormai saturi in qualche modo, delle idee, delle strategie innovative che in qualche modo riportino ovviamente questi segmenti. Io personalmente, diciamo, negli ultimi anni mi sono occupata molto di apprendimento, di formazione, di long life learning, quindi credo che questo per esempio sia un ambito che è ovviamente un ambito nel quale oramai c'è certo tipo di saturazione, rispetto al quale però delle strategie innovative che partano anche da un'analisi che appunto ci descriveva adesso possono essere... Andiamo un po' avanti e vediamo un po' che cosa. Allora, che cosa vuol dire avere una innovazione di valore? In realtà un'innovazione di valore vuol dire sostanzialmente, non si vede granché, però fondamentalmente c'è qualcosa che è tra costo e valore. Cioè in realtà noi dobbiamo tenere conto di questo, che in realtà dal punto di vista complessivo ci sono delle reali innovazioni, a misura in cui io creo qualcosa di gran valore e riesco anche a ridurre i costi complessivi di un intero sistema. Quindi cercare di riuscire a portare un'innovazione, come l'hanno portata magari, non so, la Ryanair, piuttosto che Cirque du Soleil, piuttosto che la Apple o quegli altri,
anche lo stesso Amazon per certi versi, no? Che in qualche modo ci fa costare meno il libro, però allo stesso tempo comunque, no, è un sistema in cui complessivamente riesce ad ottimizzare determinati aspetti, no? E a darci valore, perché delle cose che noi troveremmo su Amazon non le troviamo se andiamo in Feltrinelli, semplicemente per profondità del catalogo, che chiaramente su internet può essere infinita, in Feltrinelli è legata al discorso che comunque esistono dei metri quadri, quindi qualcosa di fisico che la blocca. Allora, un'innovazione in realtà deve tener conto di queste due grandi direttrici, no? Una è la capacità di aumentare il valore per il cliente o quantomeno di mantenere quello che è il valore del cliente su una soglia di accettabilità. E quindi noi dobbiamo cercare di capire questi clienti che cosa vogliono, perché quello rappresenta la nostra considerazione. Poi possiamo andare un po' oltre e quindi lavorare su questa idea di dar qualche cosa di più, oppure possiamo essere in grado di lavorare, se vogliamo, su qualche cosa che mantiene la soglia di accettabilità, come fa IKEA, che non è, diciamo, il prodotto migliore del mondo, però è un prodotto assolutamente accettabile rispetto a quelle che sono le sue funzioni, come fa Ryanair. Dall'altro lato dobbiamo lavorare su comunque la capacità di riuscire a disegnare un sistema che abbia per certi versi una riduzione dei costi, quindi che a livello complessivo non nasca per espandere complessivamente tutte le attività, ma che in qualche modo mantenga questo. Uno dice, vabbè, ma come fa questo sistema a essere quello che costa di più o che costa di meno? Non lo so, però comunque per quanto uno possa pagare 700 euro, 600 euro un telefonino, in realtà oggi dentro quel telefonino c'è una macchina fotografica, c'è un navigatore satellitare, c'è una serie di cose che prima del telefonino non c'erano, e quindi forse quel valore complessivo è pienamente giustificato rispetto alla capacità di assolvere da tutta una serie di aspetti che prima forse non erano nell'ambito della sua funzione. Allora, il tema è iniziare a ragionare su una cosa molto molto vicina a quella che diceva prima, cioè ad oggi il sistema competitivo è un sistema competitivo molto molto pesante. Perché? Perché in realtà, tutto sommato, alla fine siamo in contesti dove i business sono molto maturi, no? E in questi business che sono molto maturi, alla fine cosa accade? Che se io provo a fare la cosa che già esiste, però un po' migliore degli altri, in realtà non la vuole nessuno. Perché è molto difficile dire, non è una grande innovazione, non è che sto lì a... Il business è sufficientemente maturo. Cioè, la competizione, no, che tutto sommato è anche una cosa interessante, è il competere, no, il correre insieme, implica sostanzialmente il concetto che tutti corrono per guadagnare uno spazio esistente. E quello spazio esistente è lo spazio del mercato. La vera innovazione di valore che quelle aziende hanno messo a fuoco prima è trovarsi un mercato che non esisteva. Cioè, riuscire a costruirsi un mercato che non esisteva. Qual era il mercato degli iPad, dei tablet, fino a 4 anni fa? Non esisteva, nessuno sapeva neanche che c'era la necessità di sapere il tablet che cosa potesse essere. Ecco, qual era il mercato anche per determinati smartphone, no? Se pensiamo a cose tecnologiche. Lo riporto però ad oggi, cioè al Natale, in cui mia suocera mi chiede, no, chiede a mia moglie, no, il telefonino, lo smartphone. Dice, ma cosa te ne fai dello smartphone? Perché tutte le mie amiche si parlano con WhatsApp. WhatsApp, no? Però significativo, cioè un mercato che non esiste, cioè un mercato in cui a che cosa serve fare quel tipo di... Non serve più a telefonare, serve a fare altro, serve a scambiarsi la foto del nipote, che avere in diretta determinate cose, quindi non serve. Allora, il tema è la ricerca di uno spazio che non esiste. Cioè, questa è la ricerca di innovazione, cioè la capacità di trovare sviluppo in contesti dove tutto sommato, alla fine, una cosa esattamente così come era quella fatta dagli altri non è stata mai realizzata. Quindi, uno è
lavorare su un, si dice Oceano Rosso, no? Perché Oceano Rosso? Perché è quello della mattanza, siamo tutti lì e alla fine comunque prima o poi un po' di sangue ne esce. Oppure ricercare una strategia Oceano Blu, cioè qualcosa che in qualche modo porta verso uno spazio che fondamentalmente è più libero, cioè un mare aperto, cioè un mare che ancora, no, deve essere. Poi magari prima o poi la mattanza arriverà. Samsung ha copiato Apple, alla fine Samsung ha un livello di quota di mercato che è 3 volte quello di Apple, no, ad oggi. Però la capacità è sempre quella di ricercare degli sviluppi e dei mercati più ampi. Allora, uno è su questo aspetto. E quindi il problema non è tanto battere la competizione esistente, ma imparare quali sono le cose positive e negative della competizione esistente per capire nell'ottica di un cliente quali possono essere le cose con cui io riesco a dargli dei contenuti di valore che sono integrati nel mio prodotto, cioè nel mio sistema di offerta, e che mi portano ad avere sostanzialmente un miglioramento delle caratteristiche complessive. Il problema non è la domanda esistente, il problema è andare verso la creazione di una nuova domanda, quindi lo sviluppo di qualcosa che ad oggi non c'è, ma che in realtà può essere. Il problema non è tanto come essere all'interno di questo trade-off tra valore e costi che esiste, se do tanto valore mi costa di più, ma riuscire a battere questo trade-off, quindi a lavorare su un sistema un po' più innovativo che abbia delle caratteristiche di rompere questo discorso e quindi sostanzialmente lavorare su una strategia che in sé ha delle caratteristiche un po' diverse da quelle delle altre. Questo si può fare in tutti i contesti, anche nel contesto di un negozio, cioè non è detto che uno debba per forza accettare le cose che sono state fatte per tanti anni, uno deve in qualche modo immaginare, ipotizzare, pensare e sviluppare in una chiave anche cercando non tanto di battere la concorrenza, ma di crearsi un nuovo mercato, di trovarsi un nuovo spazio competitivo. In questo disegno in realtà noi dobbiamo avere 3 elementi chiave. Questi 3 elementi chiave sono cose più semplici che in qualche modo uno può avere in testa, però sono le cose fondamentali ogni volta che ci avviciniamo alla realizzazione di un modello di business. Sono: 1. Chi è il mio cliente? Lo so o non lo so? E se non lo so, che tipo di domande devo farmi per arrivare a capire meglio chi è il mio cliente? Come stimo, no? Se siamo in un mare aperto o in un lago? Perché a volte noi ci strutturiamo come se fossimo in un mare aperto e in realtà andiamo a pescare in un lago. Allora forse non ci vuole il motopeschereccio, ci vuole la canna da pesca. Però bisogna capirlo anche questo, perché il problema dei modelli di business è la coerenza, cioè ci vuole coerenza complessiva tra quello che è il mio customer segment, quindi i miei clienti potenziali, attuali, non lo so, ciò che io offro, cioè il mio sistema di offerta, che è molto più vario del mio prodotto, cioè non è solo il prodotto che io ti do, ma è l'intero sistema che c'è intorno, perché il prodotto... Beh, l'intero sistema che c'è intorno, che è fatto di servizio, che è fatto di tante cose diverse, a volte anche di immagini, di status. Cioè, se noi pensiamo a quello che può rappresentare un prodotto oggi, uno dice prendo un jeans. No, non è che prendo un jeans. Se quel jeans si chiama Jacob Cohen, costa 350 euro. Come fa a costare 350 euro quando Zara lo stesso jeans me lo dà a 40 euro? No? Lo stesso, però, fondamentalmente, che probabilmente esiste un sistema di valore che non è solo quanto è cucito bene o non cucito bene il tessuto, ma è probabilmente legato a tutto un sistema di involucro complessivo che è la value proposition, che è fatta anche di elementi emozionali, che è fatta anche di elementi intangibili, cioè che è fatta anche di elementi che non rientrano nel quanto, no, regge allo strappo il tessuto del, perché probabilmente un certo tipo di clienti, quello che spende 350 euro, non, magari l'idea dello strappo non ce l'ha neanche.
no? C'è invece l'intesta di dire la riconoscibilità, che no? Forse che fa status, no? E che fa parte anche questa di ciò che ti sto offrendo come valore, no? Rispetto a un certo target che ha determinate caratteristiche. Non so se ci siamo. Avendo chiaro chi è il mio cliente e quali sono un po' gli elementi del mio sistema di offerta, l'elemento che ne emerge è: ma io come mi devo strutturare? Cioè, quali sono le caratteristiche che deve avere il mio sistema complessivo aziendale per essere in qualche modo considerabile appunto un sistema di azienda, quindi una cosa che sia strutturata per offrire costantemente quello che viene promesso a quel cliente. Allora, queste tre cose, per quanto siano molto semplici e tutto sommato anche chiare, spesso quando uno parte in un'iniziativa imprenditoriale non lo sono per niente. Perché a volte uno parte da un'iniziativa imprenditoriale del ho inventato questa cosa, ho scoperto la spirulina, e poi chi è il mio cliente? E qual è il sistema complessivo? Cioè, non è solo quello, perché non è solo la parte tecnica, ma è anche la parte più, se vogliamo, degli altri elementi che devo mettere intorno, perché quegli elementi definiscono meglio la mia offerta di valore, ma quella offerta di valore deve essere disegnata su un specifico target di clienti che vede quel prodotto con caratteristiche innovative, diverse, nuove, assolutamente superiori a tutto ciò che è esistente fino ad oggi. E dall'altro lato, avere in testa ciò che io devo offrire deve portare avanti a una serie di strutture interne che poi in qualche modo configurano anche tutta una serie di costi, di investimenti che io dovrò sostenere per mantenere questa struttura, quindi per svilupparla in modo costante. L'innovazione si basa sostanzialmente su questi tre ingredienti, dove questi tre ingredienti non sono in qualche modo distinti, ma fanno parte di una formula. Cioè una formula imprenditoriale, nel senso di qualcosa che deve girare un po' insieme, e dove la coerenza complessiva la devo trovare affinché ciò che questo cliente è disposto a pagare sia quello che effettivamente rappresenta il mio sistema di offerta, e quel sistema di offerta rientra all'interno di un meccanismo strutturato su cui uno costruisce questo tipo di valore. Ci siamo? Ok? Se c'è qualcosa mi interrompete, se c'è qualche curiosità, domanda, desiderio di... No, una domanda sola. Sì. Ma la strategia Red and Blue è indifferentemente applicabile anche al settore dei servizi? Servizio lei è il servizio, cioè i servizi anzi sono forse ancora più complessi rispetto a, perché il servizio in realtà ha una dimensione di realizzazione dell'attività che in qualche modo spesso non è direttamente correlata al costo che io sostengo per. Se pensiamo, non so, ad alcune categorie di servizi, come i servizi di telefonia, uno dice, vabbè, un servizio anche quello, no? Cioè non è un prodotto, un servizio. Però devo avere tutto un apparato di struttura che rende il costo marginale della telefonata totalmente irrilevante rispetto a quanto può rappresentare la necessità di coprire tutte le spese per mantenere la rete. E quindi è ancora più complesso trovare modalità con cui sfruttare queste. Tant'è vero che quelle aziende si sono spostate da vendere, no, telefonate a vendere traffico. Cioè oggi fondamentalmente quello che fanno è essere dei grandi marketplace di traffico, perché attraverso quel tipo di capacità riescono a vendere molto meglio interi blocchi, no, di dati, telefonate e quant'altro, che non quanto rappresenta. E quello è un modo per. Quindi, trattando di servizi, dovendo dare un plus al mercato, può essere una fondamentale anche l'accountability di chi dà
da un servizio. Può essere un elemento. Però questa, la accountability si ottiene soltanto, diciamo, avendo un entroterra alle spalle, come dire, consolidato. Quindi come faccio io ad arrivare a una strategia di tipo blu se sono già uno che ha un entroterra consolidato? Cioè è un po'... Torno indietro, sì, sulla domanda. La domanda è, mi sembra di capire, però magari non l'ho capita, è se io sono uno che ha già una struttura molto consolidata, come faccio ad uscire a inventare qualche cosa di nuovo? No, questa potrebbe essere... È molto difficile. UniCredit rimane UniCredit, Fineco, che è di UniCredit, è una cosa a parte. Cioè continua a essere una roba che non è quasi inserita all'interno del, perché non c'è nata dentro, fa fatica ad integrarsi e solo oggi, dopo 10 anni di distanza, l'ha mantenuta e mantenendola come costola separata è riuscita a svilupparsi. Mentre quelle che sono rimaste integrate dentro, no, magari sono delle belle applicazioni, però sono morte perché avevano dentro tutta questo discorso del non si può fare. Perché se uno entra in un'azienda del genere è tutto impossibile, cioè, perché non è stato fatto fino a 2 minuti prima. E quindi è molto difficile far vivere un'innovazione un po' disruptive, no? Di quelle che cambiano, che dirompenti, all'interno di un contesto che... però c'è un però. In realtà, ed è un grande vantaggio per le start-up oggi, che è una cosa che un po' si sta cercando di fare, cioè in realtà siccome il mercato... Delle idee, un mercato anche di valore, se uno ci ha messo un po' di pionierismo spesso trova più facilmente all'interno di aziende esistenti quei giusti partner che hanno tutta una serie di strutture già ben orientate verso e su cui poi riuscire a ottenere comunque una leva, no, importante. Non so se ho risposto, però cioè, magari... costruire una nuova curva del valore significa avere in testa che rispetto a ciò che io offro, no, ai miei clienti ci possono essere delle cose che io aumento, cioè le faccio in una maniera ancora più importante, cioè diventano talmente importanti da caratterizzare. Altre cose le riduco, quindi rispetto a certi attributi finisco per lavorare, ridurre determinate caratteristiche e ottenere comunque. Altre cose le creo e altre cose le elimino. Cioè, nel senso che ci possono essere degli attributi di valore che fondamentalmente è utile toglierli. No? Se prendiamo questo schema e lo applichiamo al Cirque du Soleil, la scelta che il Cirque du Soleil ha fatto è togliere gli animali. Uno dice, ma il circo senza animali è ancora circo? Loro hanno detto sì, anzi è ancora di più. E questa cosa qua nasce dal fatto che togliendo gli animali in realtà io posso gestire delle cose anche in maniera molto diversa. Banalmente, io posso fare 2 date a Torino e 3 date a Parigi in sequenza o in relativa sequenza, perché non ho la carovana. Cioè, quindi posso pensare a un meccanismo molto diverso rispetto al fare il circo con tutta la carovana di animali. Se poi uno va a dire, vabbè, ma c'è anche un tema, no? Gli ambientalisti, il discorso degli animalisti, il perché nel circo gli animali, è anche un valore non avere gli animali. E quindi quella cosa là ti porta a dire uno spettacolo fatto sulla... Allora, ci sono delle innovazioni, e stiamo parlando di servizio, che nascono dal togliere, no? Non dal aumentare, ma dal togliere, che è paradossale. Cioè, tolgo una cosa, in realtà, perché rendo più focalizzata, più chiara. Cioè, rendo, per certi versi, in un contesto molto più ampio, quel tipo di attività decisamente più... Non è detto che io debba avere tutto. E anzi... Avere tutto ed essere tutto per tutti è una ricetta difficile da realizzare. Io devo essere, al contrario, molto focalizzato. Quindi alcuni attributi di valore, adesso ci chiariamo su che cosa vuol dire attributi di valore,
in realtà devo toglierli, altri devo crearli, metterne di nuovi, quindi aumentare la mia offerta cercando di essere per certi versi un po', e altri devo lavorarci. Non so, nel Cirque du Soleil le sedie sono comode, non sono le panche, perché se pago 80 euro e sto lì per 2 ore a vedermi uno spettacolo di acrobati che vanno in giro, forse voglio star comodo. Allora mantengo la tenda, ma allo stesso tempo finisco per realizzare comunque il primo cerchio di poltrone da teatro, quindi come se fosse una cosa che effettivamente mi dà servizio, valore. Allora, applicare questo significa sostanzialmente provare a sperimentarsi una chiave un po' più innovativa. Allora, facciamo un esercizio e diciamo partiamo da una cosa che può rappresentare una cosa che più o meno tutti in qualche modo facciamo, l'attività fisica, no? Importante, la facciamo, non la facciamo più, no? No, zero. Allora, se uno dice business delle palestre, no? Quali sono gli attributi che noi andiamo a valutare nell'ottica di una, non so, di una palestra, quindi di un... Il costo e basta, cioè costa tanto, costa poco. Vabbè, il prezzo. Gli istruttori, no, gli istruttori bravi, no, c'è il personal trainer o non c'è? Perché in alcuni casi non c'è, no? E quindi quello, avere personal trainer significa se c'è nella palestra costa di più, non è che costa di meno. Quindi quanto più valore do, tanto più normalmente c'è costo. Attrezzi, no? Attrezzi, servizi, va, la sauna, massaggio, ce li ho, non ce li ho, la parte di ristorazione, che ne so, che può essere anche la sauna, tutta la parte più no, più ludica, più, no? Poi cos'altro? Se fanno dei corsi, bene o male, è anche interessante, no? Perché in realtà a volte uno frequenta anche in relazione a determinati corsi, no? Stiamo parlando di attributi di valore. Mi hanno detto, gli attrezzi, quanti sono e quanto sono nuovi, no? I servizi che io do aggiuntivi, ristorazione, spazio, eccetera, eccetera. Gli istruttori, i corsi, gli istruttori intesi come personal trainer, i corsi, gli orari. Garantisce sempre. Dalle 6 alle 22 oppure dalle 8 al... No, cioè, risultati, cioè, però è già una variabile di... Però già mentre a questi stiamo parlando di attributi di una curva di valore, no? Allora uno può dire, se vado in questo, a pensare in questi termini, il mio mercato è fatto da palestre scarse, dove poche macchine, nessun servizio, no? Zero corsi, zero, cioè, quindi il sottoscala, dove... Sto lì a fare, non so, Rocky 4, cioè in cui a un certo punto, no? Oppure posso pensare al club top, tutti, no? Cioè, dove fondamentalmente arriviamo lì, stiamo lì, facciamo le nostre cose, però chiaramente la variabile, no, di risultato è il prezzo. Uno, il sottoscala, pago niente, l'altro sarà costo da club, no? E quindi chiaramente ci siamo. Questo è l'oceano rosso. Cioè, l'oceano rosso è, io posso aumentare determinate cose, però fondamentalmente quanto più l'aumento, tanto più costa, tanto la competizione è più simile agli altri. Che cosa è emerso in questo oceano rosso come innovazioni di servizio diverse? No? Allora, le innovazioni di servizio possono essere legate a esco fuori da queste categorie. Vi dico la cosa più di successo che è successa negli Stati Uniti, ed è Curves, non so se lo conoscete, Curves si chiama, è una palestra per sole donne. C'è anche qua? Si chiama lei. Adesso non lo so, come... in America hanno fatto questo percorso che si chiama sostanzialmente, questa azienda che è stata di grandissimo successo, e si chiama Curves. Curves che cosa fa? Uno, è una palestra per sole donne. Due,
è poco più che uno scantinato, cioè un posto piccolino, cioè non è un posto grande, no? Non ha i servizi, non ha la ristorazione, non ha tutto ciò che rappresenta la spa, quindi si ha anche costi che... Però ha un modello legato innanzitutto a un meccanismo molto interessante di tre macchine, non ha tante macchine, ne ha tre, messe a circuito, che sono dedicate a tutta una serie di attività che normalmente le persone sesso femminile desiderano fare, che sono glutei, addome, con dei corsi che sono lo stesso corso ripetuto a distanza di un'ora l'uno dall'altro. Con la durata di 30 minuti. Quindi sarà questa. Chiaramente il prezzo è un prezzo che non è quello top, però non è neanche quello da sottoscala da Rocky. Cioè è un prezzo dove fondamentalmente ci stai dentro, però che cosa hai fatto? Hai creato un modello di servizio diverso. Cioè hai dato una struttura che è una struttura orientata più che altro a immaginare che possa essere di una certa utilità interna a un target di un segmento molto ben definito. Se già inizi a mettere che diciamo, quella non è solo una palestra di tipo femminile, ma è una palestra anche per uomini, c'è un problema di doppio spogliatoio, di contesto sociale in cui a volte uno non ha neanche desiderio di stare comunque, e di utilità di esercizi, perché magari all'uomo gli devi dare i pesi, gli devi dare delle altre cose, non puoi fare una roba con una cosa tutta di tipo aerobico. Allora, questo è un modello di valore, una curva di valore diversa, che in un contesto, che è un contesto tradizionale, può rappresentare comunque un modello di innovazione e di servizio. In modo totalmente opposto, se noi pensiamo al grande successo della Wii, no? Nintendo Wii, è stato anche il fatto di fare tutta una serie di cose che a casa ti fanno fare gli esercizi, la balance board, che è un po' la vecchia struttura delle cassette alla Jane Fonda, cioè quello che uno metteva la videocassetta e di fronte iniziava a replicare gli esercizi, no? Però c'è tutto un pubblico in America che lavora anche su questo, no? E che quindi fondamentalmente attraverso quel meccanismo è ancora diverso, perché non entra nell'ambito dello stesso tipo di contesto competitivo, ma crea uno spazio nuovo. Ogni volta che cerco di innovare devo trovare una nuova domanda, perché quella nuova domanda in qualche modo rappresenta comunque un meccanismo migliore per riuscire. Quella domanda poi dobbiamo qualificare un po' meglio che cos'è. Ci siamo? Disegnare una curva del valore significa dire orari di apertura, corsi e peso dato agli attributi, cioè quanto è importante nella mia proposta dare peso a quegli attributi. E quindi questo implica sostanzialmente l'identificazione di ciò che io porto come si dice selling proposition, cioè proposta di vendita, dove questa proposta di vendita si basa su determinati attributi che il mio prodotto ha. Un esempio che possiamo portare è quello degli hotel Formula 1. Non so se li conoscete. Conoscete? No. Sì, no. I Formula 1 in Italia non esistono. Fanno parte del gruppo Accor. Il gruppo Accor, per intenderci, è quello che ha dentro anche il Mercure Villa Romanazzi. Quindi ha Mercure, che sono tutti, no, hotel, boutique hotel, no? Poi ha dentro Ibis, ha dentro Novotel, cioè ha tutta una serie di hotel di vario tipo, e poi ha questo qui, che ci sono solo in Francia e in Germania, e nella parte Belgio, insomma. I Formula 1 sono degli hotel che normalmente non sono mai nei centri cittadini, sono più vicini all'idea del motel, e quindi ci arrivo con la macchina, però sono abbastanza comunque comodi rispetto a dei mezzi e quant'altro. Le stanze sono molto piccole, però hanno un letto molto confortevole, sono molto pulite, sono tutte uguali e fondamentalmente c'è un'area simpatica, però la stanza è piccolina e ha tre letti dentro, uno è matrimoniale,
L'altro è sopra, messo così a castello, quindi c'è il matrimoniale sotto, il terzo letto a castello e poi ha un piccolissimo bagno che fa invidia a quelli dei vagoni letto, cioè proprio piccolo, 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 ecco, cioè nel senso una roba minimale. Però fondamentalmente uno può dire, cioè, il bagno c'è, ecco, non è che... Il prezzo di questi hotel è la stanza 30 euro. Cioè, siamo in tre, 30 euro. Non c'è la colazione dentro, loro hanno detto, la colazione è a parte, però se tu la vuoi fare... C'è un bellissimo buffet accanto, cioè sempre interno al, su cui loro lo tengono anche aperto a chi vuole andare, e per 7,90 euro ti danno una colazione francese col croissant, tutto quello che vuoi, un po' di frutta, lo yogurt, bel banco fresco, eccetera, eccetera, però è a parte. No, invece la stanza è una stanza dove fondamentalmente ha delle caratteristiche di chi ci vuole andare a dormire. Chi lo frequenta? Frequentano persone che magari sono famiglie che vanno in giro, alcuni studenti che magari comunque così spendono meno, se devono muoversi da una parte all'altra anziché andare negli ostelli, eccetera, eccetera. Persone che in generale comunque anche per lavoro a volte, no? Perché uno dice devo fermarmi, no, 20 minuti, non dico 20 minuti, 3 ore, 4 ore da una parte all'altra, so che quello è un hotel confortevole, che è pulito, no? Quindi uno sa già, che, sa già cosa aspettarsi, come quando uno esce dalla piazza, entra nella piazzola dell'autogrill, no? Cioè sa già il panino che deve prendere, sa già più o meno, perché conoscendo quel tipo di modello di servizio ha in testa quale può essere lo sviluppo che ne può avere. Allora, per certi essi, cosa fa il Formula 1? Su certe cose è andato verso il lavorare verso il basso, cioè ha tolto, no? E su altre ha mantenuto un livello molto, molto più alto, ma... però la realtà è che poi alla fine c'è il prezzo da una stella, ma è sempre pieno, e non è una cosa triste quanto l'alberghetto a una stella in cui non sai mai che cosa ti può capitare. Quindi, mentre lì, scusate, il livello dell'offerta sono soldi quelli, il livello dell'offerta no, c'è prezzo, qui c'è prezzo, il livello dell'offerta è quanto io sto mettendo in questi attributi nell'ottica delle caratteristiche. Per esempio, l'aspetto della hall non è per niente importante, non ci metto soldi, non c'è la hall. Quindi quell'ordinata della hall? 0,10? Basso, alto? 0,10, dai. Cioè, do dei valori rispetto a... Il valore è una curva di attributi, il prezzo è normalmente quello che io come cliente assegno a quello che può rappresentare un sistema di offerta, cioè una proposta di valore. Quella proposta di valore non è mai legata ad una singola cosa, cioè non è mai il jeans fino a se stesso, ma è il jeans più il marchio, più dove lo compro, più... Non è mai la palestra o gli attrezzi, ma è gli attrezzi, gli orari, è una somma di cose, e questa somma di cose è ciò che definisce una value proposition, cioè una proposta di valore. Questo è quello che il cliente alla fine vede, no? Perché il mio prodotto può essere rideclinato in tanti elementi che sono poi gli elementi che sono all'interno della mia proposta di valore. Non so se il prezzo in qualche modo è distinto da questo, perché il prezzo è quanto il cliente apprezza ciò che io ti sto offrendo. Può essere alto-basso e può anche a volte essere alto-basso anche solo in relazione alle percezioni, perché il prezzo non è neanche quasi mai legato a ciò che in realtà ti sto offrendo, ma a quanto io percepisco di valore di quello che mi stai dando. E quindi è ancora più importante lavorare su... elementi intangibili che del prodotto. Vi faccio un esempio. Perché ce l'ho? Perché sennò ho fatto un esempio strano. No, ce l'ho. Questa è una Moleskine. E si chiederà cos'è una Moleskine. Questa no. Una Moleskine, la conosce? No.
No, come fa a non conoscere Moleskine? La sto prendendo in giro, mi scusi. Cioè adesso, la Moleskine è un quaderno, un cahier, un notebook, no? Cioè è fatto, allora questo è in formato piccolo, però normalmente cioè, è sempre fatto così. È fatto normalmente la copertina in pelle, nasce nera, poi adesso si è evoluta, ha un comodo elastico e quindi rimane sempre ben chiusa. Qui in fondo ha una tasca, no? In questa tasca, si dice che questo non è un quaderno come un altro, perché questo è un taccuino leggendario. È l'idea di un'agenda, praticamente. Cioè, un taccuino leggendario, perché si dice, adesso io devo andare all'ottico a cambiare gli occhiali, quindi faccio un po' fatica a guardarli adesso. Vediamo la parte italiana, si dice che questo taccuino in realtà è appartenuto a tutte le lingue, tutte. Italiano dove è? Dietro? Forse. Storia di una leggenda. L'istoria di una leggenda. La storia della leggenda italiana. Una storia leggendaria. Il taccuino Moleskine è l'erede del leggendario taccuino degli artisti intellettuali degli ultimi due secoli. Vincent Van Gogh ha avuto un taccuino. Pablo Picasso ci disegnava le cose. Ernest Hemingway, quando andava in giro, si segnava le sue cose. E Bruce Chatwin, no, che ha iniziato a scrivere e diceva: è più importante per me che io non perda il mio Moleskine che non il mio passaporto. Cioè, perché? Perché in realtà tutte le idee che uno ha, se le annota, rimangono lì dentro. Poi comunque, la domanda è: quanto costa questo taccuino? Quanto costa? Non so. Quindi il mio sarà, no, il mio è più piccolo e quindi fondamentalmente sarà 16. No? Io l'ho preso in giro praticamente. Eh? Io l'ho preso in giro. Bra. Cioè, no, non è vero, loro gli hanno dedicato una storia. Però, intendiamoci. Sì, certo. Intendiamoci. Questo è in French Vanilla, ma lo vuole toccare? Cioè, cioè, me lo vuole vendere, va bene. Cioè, voglio dire. Ma è 2015. No, cioè, e poi a parte, no. Però ha ragione, cioè il tema che sto cercando di far emergere è quanto c'è di tangibile in questo oggetto, e di tangibile per me c'è, è una buona pelle o non è una buona pelle, va bene, al tatto, no, è una buona carta o non è una buona carta, no, questa cosa dopo 7 volte si è rotta o no, queste sono le cose tangibili. Le cose tangibili io lo posso prendere e prendere una cosa uguale che non c'è scritto Moleskine e che fondamentalmente le posso mettere insieme, ma il valore di questo oggetto non è solo legato agli aspetti tangibili, è legato a quello che rappresenta l'idea stessa, no? L'idea stessa, e questa idea è quella che me lo fa pagare 16 euro, anche perché paradossalmente questo prodotto non è venduto accanto a tanti altri, perché non è venduto nell'ambito di una cartoleria, dove comunque uno dietro l'altro mi dicono questo è più comodo, quest'altro è a quadretti, quest'altro è Roma Simon. Non è venduto in libreria, bellissimo, è venduto in libreria, è venduto in Feltrinelli, nel suo, ed è venduto in libreria, sa perché? Un quaderno bianco, no? Perché il libro che scriverai. Cioè, dei geni. Perché ti vendo una cosa che non c'ha neanche la storia dentro, perché sei tu a mettercela, però è l'idea, no? Quell'idea è totalmente intangibile ed è quella che mi porta a qualificare quel prodotto più vicino, l'idea di spesa che quando entro in Feltrinelli ce l'ho, e che non ce l'ho quando entro in cartoleria, che è 10, 12, 16 euro, perché un libro costerà 10, 12, 16 euro, quindi la mia idea di spesa è molto più vicina
e non ho nessun tipo di elemento accanto per poter... Ci siamo? Cioè, stiamo facendo un po' un discorso un po' più ampio, però ci arriviamo adesso a fare un po' più di sintesi, perché in realtà abbiamo messo alcuni elementi insieme e forse questi elementi ci aiutano a guardare meglio alcuni aspetti. Allora, il problema del business plan non è il business plan, cioè non è fatto e fare il calcolo esatto della stima del mercato. Questo è anche un problema ed è un problema tecnico, ma la cosa più importante è sviluppare il business model, che non è il business plan, ma è il modello complessivo. Questo business model in realtà ha come obiettivo quello di realizzare, anche solo su una pagina, se l'idea sta in piedi o no. Perché un'idea credibile sta in piedi sulla carta, in una pagina. E se noi andiamo a guardare anche come vengono valutati dagli investitori le idee, a volte vengono valutate in 5 minuti, in un pitch, cioè in niente, in cui è l'idea che si vende, non è il valore che c'è dietro. Poi magari sono d'accordo anch'io che bisogna fare tanti approfondimenti affinché ci sia poi robustezza della propria idea imprenditoriale, quindi non semplicemente una roba di un fumogeno pazzesco sparato nel vuoto. Però questa azienda è arrivata a quotarsi, si è quotata, no? È stata acquistata da un fondo prima di investimento, poi un investimento l'ha portata alla quotazione su un'idea che francamente non è neanche loro, perché questo è l'erede del Moleskine, non è neanche Moleskine, l'erede, nel senso che questo oggetto qua come azienda nasce negli anni 80, molto prima che Picasso potesse pensare minimamente di utilizzare esattamente questo per farci uno dei suoi sketch. Però è l'erede, e quindi ne ha preso, data dalla vedova di Chatwin, ha preso il brand Moleskine, ne ha preso i diritti, ha preso l'idea che era di Hemingway di realizzare quello, ci ha costruito intorno un bel... e oggi vende anche borse e fa anche tante altre cose diverse, e quindi vende tante cose diverse. Però l'idea è nata da due cartolai che si erano messi lì e dicevano: ma perché dobbiamo fare per forza questo mestiere? Inventiamocene un altro. Erano modo e modo due cartolai, un architetto, l'altro un cartolaio, che fondamentalmente a un certo punto hanno aperto la prima cosa e hanno detto: il business della cartoleria è fallimentare, cioè è impensabile farci niente. Negli anni 80 si sono inventati questa roba, se ne sono andati in Francia, hanno imparato che cosa vuol dire, no, mettere intorno tanto fumo rispetto a un papier, no? E in qualche modo ne hanno costruito una idea di impresa con un buon tasso peraltro di ritorno, se lo guardo con la mia scoliosi di rendimento, perché in realtà oggi questo oggetto è fatto in Cina, e quindi tra 16 euro che costa e 50 centesimi che pago io e 50 centesimi che costa, c'è un bel margine che mi paga pienamente tutte le attività che mi portano a mettere quel fumo. E però a me fa piacere averlo, perché mi fa sentire un po' intellettuale, no? Perché in qualche modo mi fa sentire nella cerchia di persone che comunque fanno parte del, ed è forse il motivo per cui in realtà, al di là del discorso di apparteneva veramente o non apparteneva, uno ne riconosce quel valore intrinseco. Ci siamo? Cioè, leggiamolo in questi termini. E all'obiettivo, il business modeling, ne arriviamo da qui a un minuto, di strutturare il progetto in maniera solida e crescente, ragionando sulle relazioni di causa ed effetto tra i diversi elementi. Si costruisce secondo un processo iterativo basato sull'esperienza, per cui è molto molto valido nell'ambito delle start-up, perché io inizio a costruirlo e poi qualcosa magari, per come me l'ha detto il cliente, cambia, e allora forse devo ancora continuare ad aggiustarlo, non posso prenderlo come una roba
bella e definita, e da lì fino al 2019 calcolati i tassi di rendimento, perché ogni giorno le cose mi cambiano e quindi non posso valutarlo esattamente come un business plan. E è importante perché su quella base qualitativa ci costruisco invece le riflessioni quantitative, che sono comunque importanti, perché sennò altrimenti nessun investitore ci metterà mai dei soldi, non saprà neanche quanto vale, e quindi comunque poi devo arrivare a definire un aspetto più quantitativo. Ci siamo? Parlare di business model significa ancora ritornare su una, da una visione ad una formula basata su mercato, offerta e struttura, quindi sul quel who, what e how che abbiamo detto prima, che però ha una struttura diversa, perché in realtà oggi si qualifica su quella pagina che viene chiamata nella letteratura americana business model canvas, una tela su cui in realtà io ci costruisco il mio modello di business. In questa tela ci sono tanti pezzi. In questi pezzi in realtà che cosa c'è? C'è al centro la value proposition, e da questa value proposition in realtà ne discende una riflessione che in qualche modo inquadra ancora la mia struttura di offerta a monte, e quindi quali sono gli elementi che io devo considerare nella strutturazione del mio progetto imprenditoriale, che sono magari legati ai partner, ai fornitori chiave, che sono legati alle attività che devo svolgere, all'organizzazione che devo darmi, che sono legati anche alle risorse e quindi alla capacità di ottenere, no, competenze e risorse per gestire questo sistema di offerta, che deve generare qualche cosa di interessante in una chiave di mercato. Quindi ritornano questi tre aspetti, e queste tre cose però si guardano in questi termini, che devo avere chiara la mia value proposition, e questa value proposition, questa mia offerta, che è fatta di tante cose, poi ci ritorniamo per guardarla un po' meglio, in realtà deve, si vede poco, però c'è una freccia che va verso qua, cioè deve comunque essere proiettata verso la parte più a fondo del mercato, e quindi io devo essere in grado di capire i miei concorrenti attuali e capire le differenze tra ciò che io faccio e quello che fanno gli altri, perché questo è importante ai fini di una definizione di un sistema competitivo. Devo capire il mio cliente e quindi devo anche stimarlo, e quindi arrivare a definire effettivamente quanti sono, e lì bene o male devo avere anche un'idea di come è fatto questo mercato, perché sennò altrimenti diventa veramente difficile. Ma dall'altro lato devo pensare a come questa value proposition viene fatta capire a quei clienti, con quali canali, quindi come ci arrivo al mio cliente e che tipo di relazione, di esperienza sviluppo con il mio cliente. È una parte molto più di connessione tra ciò che è il mio sistema di offerta, cioè ciò che io realizzo ed offro, e quello che rappresenta la mia propensione di mercato. Dall'altro lato devo avere una proiezione, anche qui si vede poco, però c'è una freccia a questo punto a monte, che è quella che mi dice: ma se io ho una certa value proposition, cioè un sistema di offerta, cioè se io offro queste cose ai miei clienti, beh, allora queste cose come si sviluppano in termini di attività che devo svolgere? Perché quelle sono attività che devo svolgere io. E quando le devo svolgere, a quel punto devo anche capire come organizzarmi. Cioè non posso dire, è comodo andare in un negozio della Apple e avere l'assistenza in un minuto tramite il Genius Bar che mi sostituisce il telefono se me ne dà un altro, no? Quella è un'attività, cioè quello è ciò che io offro, l'assistenza. Tutti gli altri dicono rispediscimelo indietro,
alla Apple, vado e me lo sostituisco immediatamente. Grande valore, perché nel giro di un attimo ho un telefono nuovo, tutto sommato, cioè ho semplicemente risincronizzato il mio mondo, e grande valore, molto diverso quando vado in Samsung e me lo spediscono chissà dove per poi ottenere, no? Però quello implica che se sta qui dentro, implica che ci deve essere una attività di assistenza pienamente integrata, che in qualche modo deve essere svolta attraverso un sistema organizzato. Allora il problema non è solo ciò che offro, ma anche come rendere costante il livello di offerta, perché altrimenti diventa molto complesso. Oppure, non so, valutare alcuni aspetti in relazione a risorse chiave, che potrebbero non essere le risorse legate a quello che rappresenta solo le persone, a volte sono anche modalità, reti logistiche. Se noi andiamo a guardare Zara, Zara alla fine è comunque un'azienda che ci dà delle cose carine a dei prezzi che sono tutto sommato anche buoni, no? Un buon value for money, però il tema è che Zara riesce a far questo attraverso un sistema logistico che è in qualche modo il cuore pulsante di quell'azienda, che prende un capo, gli arriva, lo taglia, lo manda ai fornitori, lo rimanda indietro, dopodiché lo manda per due volte in tutti i negozi, poi se non va in un negozio lo prende e lo sposta da un altro. Allora il problema è, non è tanto in sé il design, a volte sono anche altre le risorse che fanno parte della mia struttura, cioè del modo in cui definisco e chiarisco la mia struttura. Questa struttura è una struttura basata appunto su risorse chiave, su attività, ma anche sul modo in cui inizio ad integrarmi con attività di partners, perché sempre di più l'obiettivo è quello di lavorare anche con altri, quindi strutturare, sviluppare determinati aspetti. Cosa accade in relazione ad una strutturazione di questo tipo? Che se io inizio a riempire i blocchi rispetto a il mio prodotto, che elementi contiene, quali sono i canali di vendita, quali sono gli aspetti di mercato e quanta parte di questo mercato è, quali sono gli aspetti di customer experience che io voglio sviluppare, quindi il modo in cui riesco a gestirmi la relazione con il cliente e quant'altro, questo è un po' alla base della generazione di ricavi, perché alla fine i miei ricavi nasceranno da una stima tutto sommato molto, molto facile, è prezzo per volumi. Il problema è che stimare il prezzo, tutto sommato io ci posso, ma stimare anche i volumi diventa anche molto complesso in relazione anche al come disegno il mio modello di business. Ma anche il prezzo in qualche modo è collegato a ciò che metto dentro la mia proposta di valore. Per cui una cosa può sembrare comoda, no, confortevole, convenient, come volete, a seconda di quelli che possono essere alcuni aspetti. E questo comporta evidentemente un ulteriore elemento, in cui i ricavi e la parte di generazione di quello che rappresenta appunto l'aspetto, diciamo, anche più interessante e difficilmente, diciamo, valutabile, perché i costi tutto sommato alla fine ci arrivo, la stima dei ricavi che in qualche modo mi porta sempre a situazioni un po' più diciamo futuristiche, nasce dal come ho disegnato questa parte. La stima dei costi e degli investimenti nasce dal come ho disegnato quest'altra parte. Allora, avere comunque un modello come questo in realtà ci porta a dire, alla fine ritorniamo sulle nostre tre elementi di base, no? Sistema di offerta, customer segment, quindi mercato, e struttura, no? Risorse e competenze, ma l'articolazione che dobbiamo dare è un'articolazione in qualche modo che deve portare alla generazione di un modello di business dove le varie relazioni sono in qualche modo ciò che io devo ricercare, cioè la coerenza complessiva che mi si riporta a livello comunque di analisi di un sistema competitivo, di analisi di un mercato, di comprensione di una buona, no,
modalità di raggiungere clienti, di definizione del mio sistema di offerta e quant'altro nei diversi blocchi. Ci siamo? Vedete. Un modello come questo vi può essere utile per una... Noi ce l'abbiamo già il modello. Fatto così? Sì. Ok. Ok. No, vabbè, non... Non sappiamo se... Ok. Quindi, in realtà, un po' uno dei temi è proprio la messa a fuoco in relazione a questi aspetti, perché in qualche modo rappresenta una prima parte di identificazione chiara di quello che può rappresentare il mio meccanismo di valore, no? di offerta e di costruzione di qualcosa che fondamentalmente identifica più nello specifico la parte appunto di strutturazione competitiva, perché se non ho quella diventa decisamente più complicato riuscire ad ottenere comunque un ulteriore passaggio. La vostra esperienza con un modello di questo genere qual è? L'avete fatto, no? Quindi sui numeri che magari abbiamo dei dubbi. Ok. Però secondo me funziona. Può aiutare a fare diversi tentativi di presentazione, cioè io dico faccio un budget di 1000, di 2000, 3000, può aiutare questo a compilare diversi di questi modelli perché, per poi capire effettivamente qual è il numero dove vuole andare a parare, o uno deve dire no, questo è il numero e basta. No, l'utilità di arrivare da uno sviluppo di un modello di business ad uno sviluppo invece più legato agli aspetti quantitativi è utile proprio nella capacità di lavorare proprio nell'ottica di diverse simulazioni. Poi però la cosa che normalmente accade qual è che alla fine si cerca di far tornare tutto un po' mettendo come la fattucchiera che mescola le cose nel pentolone, cioè allora è utile strutturare certe cose, però è anche utile avere dei paletti importanti su cui si sa la consapevolezza che certe cose possono non essere, non ci si può arrivare, quindi la simulazione di per sé è utile. Se però poi devo piegare il risultato alla simulazione che per me è la più conveniente, il rischio è che fondamentalmente non sto facendo un buon esercizio, perché il mercato non si piegherà. Quindi una idea chiara, se ne genera solo uno efficace, se ne ha tanti da interpretare... No, in realtà questo modello qui nasce nell'ottica di una sperimentazione continua. Qualcuno dice, si basa spesso su esercitazioni con dei fogliettini, in cui le cose che uno può cambiare fondamentalmente sono anche molto, molto varie. È più un modello per iniziare a mettere a fuoco un'idea imprenditoriale e rispetto a quello arrivare ad una coerenza complessiva. Il che implica sostanzialmente che ciascuno, no, di questi blocchi ha dietro delle domande che portano all'utilizzo di alcuni strumenti che in qualche modo poi sono relativi, no, a ciascuno di questi blocchi, per cui capire la concorrenza è fondamentale e importante, però la domanda è che cosa significa il contesto di settore, di quel settore specifico, e quali sono i principali concorrenti, loro come si comportano, no? Quali sono le tipologie, se vogliamo, tipiche di configurazione di quel settore lì. Perché se inizio a porre queste domande, a ragionare su quelli che possono essere strumenti come, non so, l'analisi delle forze competitive, quindi il modello della concorrenza allargata e quindi la comprensione generale del sistema di attrattività di un settore, se inizio a ragionare sui fattori critici di successo, se inizio a mettere a fuoco, diciamo, che cosa fanno i miei concorrenti rispetto ad altri, allora ho iniziato comunque ad avere una migliore qualificazione di quello che è il mio sistema competitivo. Questa parte arriva poi a dirmi, vabbè, però ci sono concorrenti magari molto aggressivi,
su cui è difficile che io riesca ad arrivarci così, no, con una mia idea e quant'altro. Allora è un primo blocco. Facciamo un passo. Il passo è, immaginiamo comunque di lavorare sostanzialmente su un'idea di una copisteria, no? Una copisteria, in realtà c'è un tema di guardare quali possono essere i diversi competitor, io dico quante copisterie ci sono in una zona universitaria, in una zona di un centro cittadino, probabilmente questo è un modo per iniziare a guardare i competitor, quindi questi competitor chi sono. Poi però devo iniziare a guardare alcuni aspetti che sono gli elementi caratteristici di questo settore delle copisterie, no? Nel settore delle copisterie allora devo andare a guardare magari al fatto che comunque già acquistare o entrare in uno spazio che è quello di un centro cittadino o vicino è normalmente una barriera all'entrata importante. Guardo anche determinati aspetti relativamente al potere negoziale dei clienti, dei fornitori, ai prodotti sostitutivi e lavoro magari su una maggiore caratterizzazione dei fattori critici di successo. Questo implica veramente un passaggio che è un passaggio orientato a studiare meglio il mercato, le caratteristiche complessive. Poi c'è una deriva di analisi di come questo mercato possa essere stimato, no? Dove nella comprensione del mercato io devo capire questo mercato da chi è fatto, cioè chi sono i segmenti chiave di questo mercato, cioè i miei clienti quanti e come sono, a chi si riferiscono, quali possono essere le modalità, che bisogni hanno, quanto sono attrattivi i diversi segmenti e quanto questi segmenti in qualche modo possono essere, possono valutare in modo strutturato le diverse offerte in modo tale da ottenere. Allora, è un modo per iniziare a dire. Allora, forse uno dice, ci sono queste X persone. Queste X persone sono magari, stima del mercato è molto varia, quindi dipende da che tipo di contesto c'è. Se uno va a guardare un contesto come quello che stavo dicendo, fondamentalmente vado a guardare un contesto fatto di singole categorie di utenti, però che magari possono essere raggruppate in determinati segmenti. Poi è chiaro che dovrò guardare più nello specifico se il mio ha un business to consumer, quindi orientato al consumatore, oppure un business to business, cioè orientato ad una impresa, e a seconda di questo valutare appunto diverse modalità. In questo fondamentalmente, se noi andiamo a guardare quali sono gli strumenti, sono capire i segmenti, capire i bisogni, capire quello che rappresenta il modo in cui fondamentalmente le diverse offerte possono essere diverse per quelle categorie di segmenti e qualificare magari due segmenti che possono essere interessanti per il mio business. Non so, l'ho studente universitario, ma allora a quel punto devo dire, non dico come si chiama, però nome e cognome, devo avere tutta una serie di elementi di mercato che mi aiutano a stimare esattamente quante sono le persone e quante possono essere queste persone da integrarsi. Oppure posso dire, forse non sono solo gli studenti, cioè business to consumer, ma sono anche delle altre aziende che magari hanno bisogno di servizi diversi. Però non è che devo orientarmi per forza su un certo tipo di attività, magari devo lavorare anche su categorie che possono rappresentare più nello specifico aziende di piccole dimensioni e stimo quante sono quelle che sono registrate in quell'area geografica specifica e arrivo ad un numero, perché poi adesso quantifico ergo sum, nel senso che poi alla fine devo arrivare comunque a un numero, perché altrimenti faccio fatica poi a costruire delle ipotesi reali di mercato. Però è un po' la necessità iniziale di qualificare i segmenti. Se io non ce li ho in testa in modo molto qualitativo, chiaro, faccio fatica a trovare anche su quelli che sono gli elementi anche poi di... C'è una domanda? La domanda era questa. Noi il mercato di riferimento...
Ok, noi il mercato di riferimento ce l'abbiamo nel caso della spirulina perché puntiamo fondamentalmente a vegetariani, vegani e sportivi. Okay. Però è un mercato che noi dobbiamo andare a stimolare perché molti vegetariani, vegani e sportivi magari non sanno. Chiaramente sono più sensibili rispetto ad un onnivoro, però detto questo, come facciamo a quantificare? Perché noi abbiamo fatto appunto anche noi delle stime, perché il valore reale numerico non ce l'abbiamo, ma abbiamo fatto delle stime capendo quanti sono i vegetariani a livello nazionale, internazionale e globale. Analogo discorso per vegani. Sono due modi per stimare l'aspetto di mercato. Il primo è sicuramente utile, che è quello di guardarlo in chiave top down, cioè prendo lo studio di mercato, dico quanti sono tutti i vegani che sono vegetariani e quant'altro, dico 1, 2, 3, prendo la somma di tutti questi e dico questo è il mio mercato. Questo mercato poi devo considerare che esiste una parte sostanzialmente, magari potenziale ulteriore, che non è detto che sia rappresentata ad oggi da queste stime, che rappresenta la totalità del mio mercato. Rispetto a questo mercato però poi devo considerare un aspetto, che in realtà è quello un po' più bottom up, di dire ma quanta parte di questo mercato in realtà io lo riesco a raggiungere. Allora le due cose devo tenere un po' incrociate, perché se lo guardo nell'ottica del mercato dei vegetariani, dico che anche prendere l'1% del mercato dei vegetariani è tantissima cosa. Ecco, andiamola a prendere l'1%. Cioè, e allora come si fa? Si stima su una base bottom up. Si dice, ma io quanto sto spendendo in comunicazioni pubblicitarie? Qual è il reach atteso in termini di contatti? Quanti di questi contatti si trasformeranno in clienti? Quanti di questi clienti andranno in un'ottica ricorrente successiva? E quindi il sistema, adesso non so se ce l'ho qua, sì, è stima del mercato, ma poi anche acquisizione, servizio, fidelizzazione, engagement continuo. Allora, torno indietro, giusto per rimanere un po' sul... Nei business plan spesso vengono fatte queste assunzioni che sono, cioè, a quel punto prendo che cosa ci vuole a prendere lo 0,5% del mercato dei... Cosa ci vuole? Un sacco di fatica. Ci vuole un sacco di fatica. Allora, è giusto avere un'idea potenziale, perché se non c'è quell'idea potenziale di studio del mercato... non c'è neanche capacità di stimolare l'attrattività di un investitore affinché quella cosa possa crescere. Dall'altro lato ci vuole anche consapevolezza quando uno si fa 2-3 conti interni dicendo forse dovrei partire dal mio livello di reach, quindi di spesa pubblicitaria, di attività promozionale, di canali. E quindi quali sono i miei canali? Come penso di arrivare in quei miei canali? Cioè questo è il... perché magari qui stiamo dicendo gli studenti universitari, le altre cose, però il problema è sempre quello, ma come faccio a... non è che posso aprire la saracinesca e dire venite, perché questa cosa non funziona mai, cioè devo stimolare con azioni che sono sempre quelle legate a riuscire a costruire una buona consapevolezza. Allora, secondo me nella stima del mercato c'è da un lato questa valutazione complessiva, che richiede fondamentalmente una riflessione molto ampia, cioè quanta parte delle persone rappresenta il mio potenziale mercato, quanta parte di quel mercato è un mercato che io probabilmente riuscirò a servire, quanta parte di quel mercato è una parte, se vogliamo, legata al fatto che diventerà un acquirente, perché può essere che magari... io arrivo a far capire che esiste la spirulina, però non diventa acquirente e quindi non è il mio mercato servito, ma il mercato che inizia ad essere col primo acquisto, e questo è un elemento appunto da valutare. In modo un po' più consapevole uno dice, ma quanti dépliant ho mandato in giro? No? Quanti sono i
clienti in tutta Italia che ha iniziato a mettere a scaffale, se è a scaffale non lo so, però c'è il mio prodotto, quanti sono di questi clienti nella mia stima, quelle che possono rappresentare le mie così, ipotesi in cui da ogni cliente o da ogni agente o da ogni... e ricostruisco in questa chiave che è l'idea di sforzo. Cosa mi serve ricostruirla in chiave di sforzo? Mi serve che se poi io devo avere una rete di agenti o dei canali, in qualche modo queste due cose devono essere coerenti rispetto ai mercati, rispetto alle... e quindi comunque mi serve una rappresentazione. Poi la devo rideclinare in chiave un po' più operativa, perché alla fine, una volta che il business l'ho fatto, devo passare da quello a una realizzazione più operativa. Quindi giustamente è un elemento molto importante ed è una delle grandi difficoltà, perché quando uno fa il business plan, in effetti, cioè, si mette lì, disegna il mondo e dice è facile. Poi il problema è faccio impresa e dal giorno successivo convincere che quel prodotto ha determinate caratteristiche non è facile, anche perché poi non tutti sono Steve Jobs, no? Che dicono, scendono e fanno il keynote e dicono sono arrivato, questo è il Vangelo, vi ho scritto i 10 comandamenti e ora iniziate ad applicarlo. Cioè, un po' di consapevolezza, non so se ho risposto. Okay. Esattamente, anche perché poi appunto il nostro è un settore dell'agroalimentare, quindi si è ancora molto legati a tutta la cultura della dieta mediterranea, che giustamente fa bene, però c'è una diversificazione dei prodotti e quindi cercare di far capire, di sensibilizzare le persone diventa insomma un po' complicato, anche se il riscontro che noi abbiamo avuto è assolutamente positivo. No, infatti, è interessante. Sì, sì, sì. Ma voi siete costituiti in che forma? Associazione di ricerca e divulgazione scientifica. Da quanti anni? 2012. Quindi siete entro i 48 mesi? Abbiamo sì. Avuto sì, nel 2012. Sì. Sì, siete entro i 48 mesi. Noi adesso, uno dei motivi per cui sono arrivato un po' in ritardo, è che in realtà la LUM e lo IAMB, abbiamo fatto un progetto che in realtà è stato che ha vinto una classifica regionale, qualificato primo a livello regionale per un acceleratore di impresa che sarà orientato a 20 imprese, adesso tra un po' partirà il bando, start-up innovative, dove l'innovazione non è intesa in senso tecnologico puro, ma intesa come con percorsi di formazione, mentorship, servizi di partenariato che sono rivolte esattamente alle aziende che hanno magari fatto un primo passo, cioè l'idea ce l'hanno, poi però uno dice, rimango appeso al fatto che magari ci sono delle cose che non riesco a svilupparle successivamente e allora all'interno di questo tipo di così, palestra, laboratorio, chiamiamola così, che è assolutamente gratuito perché cioè farà un concorso, un bando, però immagino che appunto si valuta su certe capacità e poi l'intenzione della regione è non l'impresa che sta nascendo, ma l'impresa che è già nata e che oggi affronta determinati aspetti di mercato, e credo che questo sia esattamente uno dei problemi e di fabbisogno su cui noi ci stiamo muovendo con l'ARTI per gestire questa parte qua, perché poi il problema è io come arrivo al mercato, come lo costruisco, questo è il primo pezzo chiaramente per mettere sintesi. Facciamo una pausa? Ok, siamo le 5, dai, facciamo una pausa, dite voi quanto.